Grazie immensamente, come sempre, a tutti voi per il supporto che state dando anche a questa serie. Vi chiediamo semplicemente di lasciare mi piace. Magari arrivassimo alla media di mi piace che prendiamo ultimamente, ci farebbe veramente tanto piacere. Fatelo, se volete che questa serie continui fino alla fine del campionato. E poi? Buona visione. E poi? Vai col video. E poi? E ciao. 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 Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Mi piace, non costa niente. Mi piacerebbe arrivare a in questo momento, facciamo così, se siete in quel 40% di persone, che se più del 40% su sto canale, che segue i nostri contenuti sempre o quasi, ma ancora non sei iscritto, fatelo. Perché se arriviamo a 200 nuovi iscritti a partire da questo momento, entro mezzanotte, vi portiamo il segno o non segna Di Champions di Champions League. League. Ma se entro la mezzanotte arrivano 500 nuovi iscritti, Ci vi buttiamo portiamo. in mezzo Europa League Conference. Non so se ci stiamo spiegando. Eh? Iscriversi, attivare la campanella non costa niente, vi consentirà di restare anche sempre aggiornati perché vi arriverà sempre la notifica. Anche lasciare mi piace ci fa piacere, non vi costa niente. Vi aspettiamo sul primo canale YouTube con tutti gli altri episodi crossover, i pronostici di Serie A e tutte le altre sfide, soprattutto il Fantacampo, video super interattivi. Venite a sfidarci, anche un canale extra calcio, tutti i canali in descrizione compariranno qui durante il video. Oh, scusatemi, errore mio. Tutto a posto, tutto regolare, tutto bene. Fate finta di non aver sentito niente. Cominciamo dalla sfida ai pronostici di scorsa Sì, settimana. benissimo. Se avete partecipato, riportate i vostri risultati qui sotto nei commenti, state per scoprire quello che abbiamo combinato noi, quindi scoprirete poi chi ha fatto meglio, dove vi inserite voi, no? Con noi di mezzo. Questa è tua, questa è mia. Give me. Settimana scorsa, tra virgolette, Roma-Milan e Napoli-Lazio. Ci siamo sfidati su 1x2. Gol di testa. Gol no gol, parziale risultato esatto per entrambe le partite. Vediamo chi ne ha indovinate di più. Roma-Milan 1x2, che ci hai messo? 2 X l'ha indovinata te, benissimo. Gol di testa. Smalling Tomori, nessuno dei due ha indovinato. Gol no gol, Gol anche per me abbiamo indovinato entrambi. Parziale 2 X, mi sa che ha indovinato te. Risultato esatto? 1-3 1-1, sbagliato entrambi. Napoli-Lazio 1x2. 1 Pure io. Gol di testa. Osimhen Sta risalendo il polpettone. Rachmani. Sbagliato entrambi. Gol no gol. Gol Anche io questa indovinata per entrambi. Parziale. Hai fiato sicuro. X Era X? Io ho detto 1. Sbagliata. Risultato 2 esatto. 3 a 1. Di conseguenza io faccio solo 2. Io 5 5 fai. 1, 3 2, e 3, 2 4, 5 5. Allora aggiorniamo punti totali e scontri diretti. Perché da quando abbiamo cominciato tu ne hai indovinate 13 e io 10. Stai 3 punti avanti. Ok. E siamo 2 a 1 per te negli scontri diretti. Hai vinto 2 volte e io solamente una. Questa è l'opportunità ghiotta che ho per cercare di, almeno no, di ribaltare, ma di pareggiare la situazione. Questa settimana ci siamo sfidati sui due big match per eccellenza, seppur ce ne stava anche in terzo, perché Fiorentina-Atalanta se deve considerare un big Anche match. quella è tanta Comunque, roba. scelti Juventus-Lazio e Inter-Milan sta settimana su 1x2. Gol da fuori area. Under over, parziale e risultato esatto. Fate il vostro gioco qui sotto nei commenti. Vediamo poi la prossima settimana chi ne avrà indovinate di più, tra me e lui e poi tra noi e voi. Io Lazio 1x2. Icche Io ho detto 1. Gol da fuori area. Luis Alberto. Io ho detto Rabiot. Under Under. over. Over, tu immaginate se mi segna Rabiot, ma da dentro l'area. Là. Quindi tu over, io over. Io Under over. under. Ah no, tu under hai Io detto. under. Parziale X 1. Risultato esatto 1-1. 2 a 1 Juventus. Inter Milan 1x2. 1. X. Primo marcatore. Eccolo, Sì, primo marcatore. eccolo là, già l'ho capito. Gol da fuori area. Ciao, Barella. Under over. Over. Anche per me over. Parziale 1. X. Ris esatto. Per me è 2 a 1. Per me 2 a 2 a 2. 2. Vabbè, te lo immaginavi, no? Era scontatissimo.
Allora, detto io nei big match molto spesso, per chi non seguisse la serie, per chi la segue da poco, molto non sempre, ma molto spesso un 2-2 ce lo schiappo e non pensare. Guarda, te sto per conoscevo, guarda, capito? Come se tu lo sapessi. Ah, se te sta da... No, intanto te la do la penna per il segno o non come segna. Serve? Non perché serve. Deve proporre lui a me e lui a voi, sì. Ma dobbiamo fare i risultati del segno o non segna. Sì. Allora, questo è tuo, questo è mio. Il calciatore bonus, ecco, mettiamola così, sapete, no? Lo scegliamo ogni settimana. Se lo becchiamo nel computo totale dei punti del segno o non segna, andiamo ad aggiungere un tot di punti. Se è un difensore, so 3. Se è un centrocampista, so 2. Se è un attaccante, un punto solo. Se è un portiere, lasciate perdere, non ve lo ripetiamo. Punto bonus, lo avremo preso? Vai, vediamo le scelte. Posch e Doig. Direi proprio da no. Sembra una bestemmia detti insieme, va bene. Risultati segna o non segna? No, no, sono fatti. Stavo ripiando la penna per scrivere i risultati già fatti. Scusa. Vai. Raga, vabbè, lasciamo perdere. Vai, forza. Riportate i vostri risultati, se avete partecipato, mi raccomando. Lukaku segna o non segna? Entrambi abbiamo detto no. Abbiamo detto se gioca. Abbiamo messo pure Belotti nel calderone, ma Belotti non lo consideriamo proprio, no, quindi lo escludiamo. Perché Lukaku ha giocato, ma non ha segnato, e quindi 1-1. Indovinato per entrambi. Giroud segna o non segna? Tu sì, io no. 2-1 per me. Osimhen segna o non segna? Tu sì, io no. 2-2. Ho indovinato Osimhen che non ha segnato. Immobile segna o non segna? Tu sì, io no. 3-2 per te. Esatto. Wea, assist o non assist? In realtà non è partito titolare, è subentrato, ma l'assist non l'ha fatto. Però vale, entrambi abbiamo detto no. E l'assist effettivamente non l'ha fatto. 4-3. Sommer, gli segnano o non gli segnano? Vabbè, ma che la Fiorentina, sì per entrambi. Ma che te pare che in più un gol? Non l'ha preso. 3-4 per me. Aggiorniamo con punti totali e scontri diretti. Da quando abbiamo cominciato? 10 punti per te? E? No, non mi ricordo. 9. Sei in vantaggio. Siamo sul punteggio di 1-1. Una mi sa che l'abbiamo pareggiata. Forse proprio la precedente. La seconda. Quindi 1-1. Vinta 1 io, vinta 1 lui. Bene. Detto questo, vai, proponimi. E che t'happen? Vai. Tanto sì. Già me lo posso immaginare. Sui big match, ma secondo te no? Ma che posso fargli? Posso dire di no? Vado a giocare a Melece e Salernitana o Torino? Lautaro Martinez. No, partiamo da Juventus Lazio in ordine cronologico. Vlahovic. Vlahovic segna. Non ha segnato la scorsa, beh, ha fatto, ti ricordi, ha fatto danno, ha fatto macelli. Sì, l'ha comunque buttato, non aveva segnato. L'ha buttata dentro. E io ho detto di no. Immobile. Poi hai detto di no. Io ho detto di no. Ciro Immobile. Se faccio lo stesso ragionamento. Non ha segnato Ciro Immobile la pass. No, però non posso dire sì a tutti e due, ti dico di no. Fatto ricasa per la Juventus, Ciro Immobile non segna pure a sto giro. Anche io ho detto di no. Anche tu hai detto di no. Mo segna Immobile e Vlahovic non segna. Al contrario, bene. Vai. Lautaro Martinez. Segna. Segna. Pure per te? Te credo. C'hai la squacquera che segnava la quarta partita. Ho pensato Milan. Avresti potuto dire di sì e quindi mi sono voluto coprire. Poi ho detto se magari lui dice di no, va bene lo stesso perché tira i calci di rigore. Vai. Leao. No, Leao no. Leao no. Tu hai detto di sì, sono sicuro perché te conosco. Ovvio che ho detto di sì. Tu hai detto 4 sì finora? Ho detto 2 no, 2 sì. Ah, pure tu hai detto 2 no, 2 sì. Sì, tu da solito dici 4 sì nei big match. No, no, io ho detto di no. Lui dice, lui fa le sue scelte, le dice, ma io non lo sento. Ho detto tutto di no. In termini ho detto tutto di sì. Ok, quindi c'è qualcosa che mi sfugge. Devo rimodulare un po' quella che è la sua mentalità perché la sta cambiando. Poi, Kvara. Titolare. Gioca titolare? Sì, al momento lo riporta titolare. Fiorentina-Atalanta? Non è Atalanta-Fiorentina? No, è Fiorentina-Atalanta. Allora, Fiorentina-Atalanta, io ti dico di no. Segna. Ma non fa assist. Tu? Sì? No. Poi, Sommer? No, cosa è stato infame proprio. Sommer, non ha mai subito gol? Rui Patricio. Roma-Empoli. Cosa è stato infame. Cioè, lo scontro salvezza. Sì. Quanti punti c'ha l'Empoli? 0 e noi 1. Ah. Dice, ma dovresti saperla, lo fai del lavoro. No, no, non la guardo appositamente. Ci ho fatto pure il contenuto ad ora. Io la rimuovo la classifica. Tutto soprattutto cancellato. Sommer l'altra volta. Ah, perché l'avevo messo io Sommer l'altra volta. No, no, ma ho visto le partite e ho detto Rui Patricio, non posso non metterlo. Rui Patricio è Roma-Empoli. Roma-Empoli. No. Non lo via. Non lo prende.
E tu hai detto, mandalo via perché non gioca. Perché magari non gioca, se scoccia all'ultimo gioca qualcun altro. In quel caso, tu hai detto di sì, ti conosco troppo bene. Fa prima o poi. Vabbè, non voglio dire nulla. No, infatti, non dire nulla. Non parlo più. Scegliamo un calciatore bonus. Dammi un foglio, piglia un foglio, ti metto e ci vediamo tra poco. Sì. Non guardare. Intanto io ho già scritto. 3, 2, 1. Non capisco il nome, Mortimer Monterisi. Ma come deve andare a me? Raga, è già successo, se succede pure quest'anno, un nome sconosciuto. Hai fatto, no, 3-4 volte, Bijol. Bijol, volevo rimettere Bijol, infatti, Io Lazovic, quindi da centrocampo. Tu ovviamente so 3 punti. A me sì, sono 3 punti. Se lo becchi, io sono 2. 2, perché è un centrocampista, non è un attaccante, non è un difensore. Provo la via di mezzo. Tecnicamente è più facile. Che segni in centrocampista piuttosto che in difensore. Assolutamente. Le vostre scelte qui sotto nei commenti. Grazie per la visione. Alla prossima. Con un nuovo video. Vi aspettiamo sul primo canale. Ciao. Ciao, raga.